A 13 anni dal sisma, una sentenza civile riapre la ferita mai chiusa per la verità nei parenti delle vittime. Una sentenza riscrive quella notte e ritiene colpevoli civilmente quei morti sotto le macerie di un palazzo a via Campo di Fossa, nel quale sono morte 29 persone, molte delle quali giovanissime. Il Tribunale Civile dell'Aquila, con il giudice Monica Croci, ha accolto la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di una parte delle vittime per il crollo del palazzo in via Campo di Fossa. Il giudice ha condannato al risarcimento civile gli eredi del costruttore e due ministeri citati in giudizio. Interno infrastrutture. Ma qui arriva il colpo di scena, o forse sarebbe meglio definirlo la vergogna. Il 30% di colpa per il tribunale ricade su chi è morto. La motivazione? Una condotta per il giudice incauta, quella di restare a dormire in casa nonostante la situazione. Un passaggio chiave di una sentenza che ora ha un effetto dirompente che farà discutere, che ha suscitato molte reazioni, come fu per quello che accade in appello per la commissione Grandi Rischi, che venne assolta nonostante le rassicurazioni evidenti date alla popolazione. Ho letto la sentenza e sono rimasta letteralmente basita ad apprendere la concorsualità delle vittime che dormivano tranquillamente nel palazzo in via Campo di Fossa nella notte fra il 5 e il 6 aprile 2009, dove hanno trovato la morte. Innanzitutto, dalla lettura della sentenza, sotto il profilo giuridico, la motivazione della concorsualità delle vittime è palesemente illogica e contraddittoria per due aspetti fondamentali. Innanzitutto, gli enti e le parti condannate nella stessa sentenza avevano l'obbligo giuridico di evitare l'evento. Il comportamento delle vittime non incide assolutamente sul processo produttivo dell'evento. Un secondo aspetto fondamentale è che non c'è alcun collegamento causale tra le vittime che dormivano tranquillamente in quella palazzina e l'evento, e cioè il crollo e poi l'evento morte. Inoltre, non si può dimenticare un fattore molto importante, che c'era stato un messaggio tranquillizzante da parte del vice capo della Protezione Civile, che è stato anche condannato con sentenza passata in giudicato per quel messaggio rassicurante. Tra le famiglie coinvolte c'è quella di Ilaria Rambaldi, studentessa morta proprio lì. La madre, l'avvocato Maria Grazia Piccinini, non trattiene la rabbia e annuncia il ricorso contro la prima sentenza, che dà alle vittime la colpa di aver perso la vita.